Tutti, allora, mi è stato chiesto alcune informazioni riguardo alla Germania. Mi è stato suggerito di fare dei video sulla Germania e su come trovare lavoro, su cosa fare in Germania, cosa non fare. Dunque, ringrazio Magnani Languages per questa domanda, anzi per questo consiglio. E vi invito ad andare a vedere il suo canale perché secondo me spiega delle cose in tedesco molto interessanti. Detto questo, io ho pensato di fare un video un po' sulla mia esperienza. E so di per certo che, insomma, quello che ho fatto è criticabile, oggettivamente criticabile, perché sono un'umana e faccio errori. Vi prego di mantenere un tono civile, anche se questa cosa di solito, questa richiesta non serve a niente. Comunque, io ci ho provato. Dunque, per trovare lavoro, secondo me, per quello che ho visto io nella città di Colonia, poi tenete conto che la Germania è molto, molto grande, ci sono più di 80 milioni di persone. La vostra esperienza a Monaco potrebbe, per dire, essere molto diversa. Allora, non mi ha aiutato per niente l'agenzia del lavoro, anzi mi ha creato solo dei grandissimi casini, perché mi hanno mandato a fare un corso per cercare lavoro che non ha funzionato e dove non ho potuto studiare il tedesco e ho perso un sacco di tempo. Cioè, mandavo curriculum e poi di nascosto facevo gli esercizi di tedesco, sperando di non essere notata. Quindi l'agenzia del lavoro non contateci troppo, può essere che vi funzioni, se volete usarla come risorsa per cui avere delle nuove idee potete farlo, ma non fatevi grandi illusioni, la ricerca di lavoro dipende da voi stessi. Al momento attuale vi posso dire quelli che sono i miei piani per il futuro, ho pensato il prossimo anno di fare una riqualificazione che qua viene chiamata Ausbildung. E perdonatemi la pronuncia, ma comunque è sempre pessima la mia pronuncia, ho un accento forte e non riesco a toglierlo, quindi perdonatemi. Quindi una riqualificazione. Per prendere questa riqualificazione, ho pensato di passare un esame di tedesco di livello B2 presso un istituto famoso qua in Germania che è il Goethe Institute. Quindi, appunto, questo è stato il primo passo, poi vedremo se ho bisogno di un livello più alto, perché so che per alcune riqualificazioni addirittura sono così tanto severi che vogliono il C1, quindi sono un po' perplessa. È vero che il prossimo corso di riqualificazione inizierà a settembre. Settembre 2019, devo ancora mandare un po' di curriculum alle aziende. Ma nel frattempo ogni tanto se trovo un'offerta interessante io continuo a mandare CV, devo aspettare due risposte. Se troverò nel frattempo qualcosa d'altro di interessante manderò anche per cose successive, ma al momento mi dedico a seguire due corsi all'Università Popolare. Un corso lo faccio con una signora che mi insegna privatamente e delle altre lezioni le prendo online attraverso Skype. Quindi questa è la parte che riguarda tedesco. Poi ovviamente faccio i film su filmati film, i filmati su YouTube, qualche volta li carico anche su DTube e scrivo su un blog e quando ho tempo insegno italiano agli stranieri, ovviamente italiano di base e ovviamente non è una cosa per la quale sono qualificata e il sito stesso non richiede persone qualificate, quindi potete insegnarlo anche se avete una laurea di tutt'altro tipo. È soltanto per dare la possibilità a questi stranieri di poter conversare, di imparare magari qualcosa sulla grammatica, di molto semplice, magari delle volte facciamo degli esercizi assieme o faccio correzione dei loro compiti, non è nessun livello C2, ecco, giusto per chiarire, perché non vorrei che sbagliando una parola di italiano mi arrivasse il cazziatone per quello. Le cose bisogna chiarirle.
Poi, ovviamente ho mandato anche curriculum, per altri lavori, e una volta ho insegnato italiano in una famiglia italiana, scusate, in una famiglia tedesca che voleva andare in Italia. Quindi sono le cose, queste sono le cose di cui bene o male mi occupo. Tenete conto che comunque sia studiare tedesco a livello, cioè voglio dire in modo tale da arrivare al livello C1 è molto impegnativo, per questo sarebbe molto difficile lavorare. Non dico che sarebbe impossibile, ma sarebbe molto complicato. Quindi ho deciso di fare una sosta per questi motivi. Oltre al fatto che per diversi anni ho lavorato e studiato, e studiando, studiavo nel dottorato, quindi avevo una borsa di studio, quindi è come se avessi avuto due lavori. In più, quando lavoravo poi a Praga, avevo finito il dottorato, avevo sempre questa mia seconda attività di insegnare le lingue, quindi ho messo da parte dei soldi e adesso insomma me li sto gestendo. Quindi questo è quanto per quanto riguarda la mia situazione in Germania. Quindi vi ho fatto un po' una carrellata di tutto quello che è successo, ma non mi sento adesso depressa. Lo ero nel momento in cui ero stata costretta a lasciare i corsi di tedesco che mi servivano tantissimo, a fare quel corso per trovare lavoro che non mi è servito per la lingua e non mi è servito per trovare lavoro, e quindi ero molto molto arrabbiata e non ci dormivo la notte. Ma adesso la situazione è molto diversa, ecco, insomma, mi sento molto meglio e non vorrei rifare quello che mi è successo. Ecco, io non vorrei ripassare attraverso quello che mi è successo, perché non sono stata comunque l'unica a soffrirne. Ne ha sofferto il mio rapporto di coppia, ne ha sofferto il rapporto con i miei genitori, ne hanno sofferto tutti. Quindi nessuno vuole ritornare indietro, anzi, sono molto curiosa di quello che porterà il futuro e non vedo l'ora. Un bacione a tutti voi da Alessandro.